Quando ho cominciato con questo business, il rock and roll era ancora autentico, puro. Signora Finestra, c'è qualche problema col contratto? Ho messo in piedi questa casa discografica dal nulla. Esatto, e ora la venderemo. Io sto parlando di sogni, tu non capisci. Ok, quello che capisco io è che sei fatto. E allora che cambia? È un privilegio fare questo lavoro. Presentare al mondo la nuova musica che cambierà la cultura. Che ci farà andare in bancarotta nel giro di un mese. Cerchiamo un'altra strada, un piano per il futuro. Io non penso al futuro, sto cercando di concentrarmi sul presente. Ehi, la soluzione è dietro l'angolo, no? Come i nazisti a mio zio Isaac, le docce sono dietro l'angolo. Voglio carne fresca, subito! Ho qualcosa, a me non dispiace. Dove li hai trovati? Ho visto il cantante sulla metro e me lo sono scovato. Questo è quello che intendo. Ma tu hai idea dei casini che abbiamo? Sicura che stia bene? Sì, sta bene, è tutto a posto, grazie. Tutto gira intorno a questa casa discografica. Hai la coscienza sporca e te ne esci con questa roba? Sì, non so che altro fare! Ve lo prometto, sistemerò tutto! Così è come il rock and roll deve farti sentire. Everyone knows they wanna...